Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 in questo nuovo episodio di Kirby e la nuova stoffa dell'eroe. Continuiamo dunque, abbiamo qui il boss che è bloccato però da una piovra, non un polpo. E abbiamo dopo questo livello, ce ne sono altri tre, che uno è questo qui, che andremo a sbloccare ovviamente dopo aver sconfitto la piovra. O polpo, ma ha solo 6 tentacoli. Quindi piovra, sì. Il polpo ne ha 8. E dopo ci sarà anche questo livello che sembra una specie di mappa segreta. Bene, direi di esplorare profondità marine. Iniziamo. Quindi abbiamo altri 4 livelli in totale, compreso il boss. Devo proprio... buttiamoci nelle profondità marine. Spero di riprendere Kirby Delfino, che mi è piaciuto molto. Oh, grazie, oh mio Dio. Cioè, mi sono fatto male? Come? Con te spero che tu mi abbia fatto male. Ah, lui mi ha fatto male? Ok, non posso colpirlo, non riceve danno. Cioè, magari lo riceve, ma non come intendo io. Vulcano sottomarino, perché ci fa sempre piacere avere un po' di difficoltà nei videogiochi. Questo lo seguo perché sennò mi fa male. Più del dovuto. Vado qui più in alto che posso. Grazie, così non mi prende. Signore, io vorrei anche passare. Grazie molte. Lei è molto umano e gentile. Ecco, così posso fare qualche... Oh, oh, oh! Aiuto! Eccolo qua, fatto beh. Schifoso animale. Non animale perché è un pesce, proprio perché è un animale. Lampada pesce. Questa lampada è così premurosa che si spegne quando ti addormenti. Signora pianta, signora lampada, lei è molto umana e gentile. Dobbiamo andare sopra? Ma è più utile la spada, credo, in questo livello. No, meglio lo yo-yo, che posso attaccare a distanza. Yo-yo, quello che... Cosa? No, che roba è? E mo non posso neanche vederlo, perché... Meglio non vederlo! Meglio non vederlo, non vederlo, meglio non vederlo! Meglio non vederlo, no, non voglio saperlo, non voglio sapere nulla! Meno so, meglio è. Però vorrei recuperare i tesori, se possibile. Ok, si è addormentato a quanto pare. Ah, non ci passa, bene. Ma sicuramente troverà il modo. Oh, principe, sì, mi scusa, eh. Niente, se n'è andato? Ma ora con Kirby Pesce posso? No, aspetta. Ah, devo seguire la strada che fa lui. Eh sì, eh? Ti seguo. Ah, non te l'aspettavi, eh? E invece io ce l'ho fatta. Mettilo al centro della tua vasca da bagno e ti sentirai nel bel mezzo dell'oceano, albero di nave. Ok. Lo farò senz'altro. Io seguo il pescione. Oh no 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 no. Mentre sono invincibile passo. Mentre sono invincibile passo da tutte le parti. No, non posso passare invece da tutte le parti, perché c'è una cosa qui che devo recuperare. Ok, ok, posso, grazie. Bene. Questo è il tema musicale di profondità marine. Perfetto. Quindi ho preso tutto. Ok, qui non si può fare. Aspetta, però questo è cosa di una nave. Potrebbe effettivamente girare. No, 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 un'altra volta no, eh.
L'altra volta no! No, 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 no! No! Ok, si blocca. Ma ancora! Dai, dai, dai. Ehi, sto premendo più forte che posso. No, scusami, mo lo voglio, Oh. Un'altra avventura nelle profondità marine è finita. Oh, yes. E anche questa è fatta. Ehi, l'anfora! Il boss, c'è il boss, che ci va il polpo qui dentro. No, la piovra. Tana del polipo. Ah, allora ce n'ha 8 di tentacoli, non 6. In effetti il polipo ha quella forma lì. E che lancio sott'acqua, Kirby. Cosa sei? Oh, ha trovato la sua tana. Sì, questa cosa dei polpi. Era questo, era. Oh mio Dio, sembrava. Provenisse. Oh mio Dio, che paura. Vani piovra, vani piovra. Non so cosa pensare. La piovra. Ma questa è una seppia, mi pare, più che una piovra. Boh, forse sono io che non conosco gli animali marini. No, perché. Sì, è una piovra questa, in effetti. Ma 8. Ah, devo. Tutta quanta. No, no, levati. Sì, mo ti faccio fa il comodo tuo, no? Leva sti tentacoli, leva. Devo anche colpirla per fare i punti poi, ragazzi. Aiuto. Sti tentacoli stramaledetti. Faccio semplicemente sciogliendola? No, no, no. Vabbè, allora sei cattiva, No, no, no! Ragazzi, non posso perdere. Ecco qua. Fatto, però. Però non va bene, non va bene. Ma cosa? Ma cosa intendi fare ora? Presi! Ah ah! E ora? Che fai? Ricompari? Eh? Mio Dios! Che paura! Ecco, questo cercavo io tesoro, vedi? No, 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 no.
Ok, posso farcela prendere la toppa, forse. La toppa della mappa segreta. Oh, oh, oh! Per un pelo! Per un pelo l'ho mancato! Cioè, mi ha mancato lui per un pelo? O come funziona? Ok. Perfetto, perfetto. No. Perfetto, perfetto. Dai, su sti tentacoli, piovra. No! Ai. Aspetta, tutto quanto qui, quindi posso farcela. Ok, posso farcela, ragazzi, posso ancora farcela. Perfetto, dove fa capolino? Fatti vedere, quale sei tu? È andata. Ce l'ho fatta. Yes. E anche la piovra è andata. Woo! Yeah! Hai trovato la melodia Vani Piovra e hai trovato la toppa mappa del tesoro. Oh yeah! Beh, non troppo difficile questo livello della piovra, non troppo. Evviva! Abbiamo un altro filo magico! Oh! Il filo magico emise un intenso bagliore e si levò alto verso il cielo. Oh. Poi si insinuò nel tessuto del regno e ricucì due parti di Toppalandia. Intanto a Dreamland il castello di Dedè era in preda al caos. Cosa sta succedendo? I perfidi scagnozzi dello stregone Malandrana avevano catturato tutti i veri Waddle Dee. Non trattate male i miei Waddle Dee! Solamente a me è concesso farlo! Allora le truppe di Malandrana decisero di far capire a King Dedede chi comandava. Ehi, che solletica! Aia, che male! Oh, mi arrendo! E in men che non si dica, legarono King Dedede come un salame. Ancora un piccolo sforzo e Dreamland sarà mia! Sarà un vero onore avere un re al mio servizio! Il suo calzino cominciò a brillare e risucchiò King Dedede. Dreamland sarà mia! Non so proprio che farmene, ma mi inventerò qualcosa! Chi mai avrebbe impedito a Malandrana di tessere la sua malvagia trama? Io? Kirby l'eroe? Hai sbloccato un nuovo livello di Meta Knight Tritatutto. Ottimo, no? Direi. Bene, adesso si apre appunto il livello Toppa Glaciale. In tutti i videogiochi, ragazzi, ovunque voi andiate, c'è sempre il livello iniziale che è tranquillo, giocoso. Poi c'è il livello acqua, il livello di fuoco, il livello di ghiaccio, il deserto, le dune. Un altro livello giocoso che però, insomma, regala qualche sfida. È arrivata la nave pirata, Porto Boom. Porto Giocondo, no? Porto Boom. Ah, Super Mario Sunshine, bel gioco. Cerchiamo di prendere anche qui tutto quello che c'è da prendere. Ce la faremo. Cambiamo subito a Potaire. Oh no, è uno scroller. Però no, i missili. Per favore. Cosa c'è? Ha solo questo? Tu vieni qui. Ragazzi, non c'è molto da dire se non aiuto. Ah, questi vengono presi, sì.
aspettiamo. Pensavi, di prendermi invece. Ah, qui bisogna per forza andare sopra, ok. Meglio che stavo sotto, almeno ho avuto più tempo per reagire. Ebbè, scrigno, tienilo al sicuro dai pirati, anche se in realtà è solo un salvadanaio. Andiamo, tranquillo come livello, non c'è mo... Ne ho mancato, il primo ho mancato, no, il primo no. Non l'ho mancato il primo, perché proprio non c'è. Cosa? No. Dammi il potere, va. Per ringraziarti, ti regalo questa. Ti piace, vero? No, anche a te, va. Ma cosa è successo? Scusami, Nulla di personale, ma mi stai proprio sulle scatole. Cavoli, sempre lì a lanciare, basta. Anche tu. Facci tanto. Ok, ok, perfetto. Principe, dove sei? Si faccia riconoscere, principe. Grazie. Il suo aiuto è sempre molto gradito. Lo dico sul serio, no? Non era una... Ancora? Ma basta? Ma basta, ne? Parte accenti... Accenti a parte. Cerco di non distruggere il posto dove cammino, perché sennò è finita. Perfetto. Sotto ho lasciato sicuramente qualcosa. Me lo sento proprio per le ossa. Mi toccherà rigiocare il livello. Vabbè, oramai ci ho fatto l'abitudine, su, non è... Ecco, grazie, Quello sta affondando, poverino. Se ne è reso conto. Si è reso conto che la sua morte era arrivata. Ma cosa mi dici mai? Ma sei impazzito? Oh, ti aspetti. Sopra o sotto? Sopra, sopra. Ah certo, anche loro ci si mettono. Ma certo, se ci si mettono anche loro. No, qui sotto non c'è nulla. Dovevo andare sopra. Ho sbagliato. Ho sbagliato, devo andare sopra. E infatti siamo arrivati a fine livello. Ma hai rotto le scatole! Basta, no? Oh, vedi? Ecco, vabbè, certo. Avanti, rifacciamo un po' sto livello, mo. Oh, forse ho trovato qualcosa qua sopra. Sali. Oh, cos'è? Toppa sorpresa. Questo è il tema musicale di Toppa sorpresa. Perfetto! Aiuto! Mo rimane sempre il fatto di trovare... Ecco, grazie, principe. Rimane il fatto di trovare l'ultimo tesoro. Che a quanto pare stavolta è stato messo per primo. Particolare. E devo salire ancora? Sì, ok. Ok, swinga, Kirby, swinga. Swinga, eccolo. Oh, nave pirata. Si dice che costruirle sia il passatempo preferito dei pirati in pensione. Non hanno praticamente nulla da fare. Potrei arrivarci, non ci arriverò mai. Vabbè. Oh, come? Rango argento preso proprio per il rotto della cuffia. Ehi, che bello. Manca solo l'ultimo livello. E poi possiamo concludere anche questo episodio. Scogliera fossile. Vabbè, più o meno. Scogliera, barriera. E... Entriamo. No, avevo paura di non star registrando. Mi sarei tagliato le vene male.
Via! Kirby Delfino! Oh, capisco! Capisco! Ok? Capisco molto bene cosa sei tu! Ok, ho visto già qualcosa lì che mi piace molto. Mi piace davvero tanto. Divano anemone. Sembra comodo, ma ho qualche dubbio. Provalo tu e poi dimmi. L'anemone. Che animale è l'anemone? Cioè, so che è un animale di mare. Però, perché è scomodo? Cosa vuoi dirmi con questa cosa? Maledetto Kirby. Ok, non dovevo farlo. Cioè, potevo, ma... Ai, ai, ai. Dai, che c'era... Devo aspettare. Ok, aspettiamo. Ah, ok, quello serve solo per andare lì, ok. Beh, potrei farcela, ma non ci riesco. Non prendo abbastanza rincorsa. Ok. Sto qui, principe, tranquillo. Non ti scandalizzare. Ti prego. Ti prego, grazie. Grazie. Grazie, ho detto. Vorrei arrivare a vedere cosa, se c'è qualcosa effettivamente qui. Sì, eccolo. C'è qualcosa, c'è. Salta. Fossile. Questo fossile è stato rinvenuto sul fondale di un oceano. Stupendo. Se ti piacciono i fossili, sì. Io personalmente un fossile dal vivo... Forse l'ho visto al museo oceanografico che ho... Nella mia città c'è un museo ittico, può essere che l'ho visto lì, ma non ne sono sicuro, non ricordo. C'erano pesci imbalsamati. Se ti piacciono è interessante comunque sia. A me personalmente... Boh, una cosa normale, ok, carino. Che cavolo succede qui? Per favore... Ah, è solo per prendere questi? Allora, no. Ci rinuncio volentieri. Non troppe. Ok, manca solo il CD musicale che sicuramente ho mancato. Rifacciamola anche questa. Tanto oramai ci sono abituato. Perfetto, perfetto. No, 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 no. Qui. Ah, ci picchia, era perfetta. Quando mai riesco a fare qualcosa di così bello nei videogiochi? Beh, una volta ho fatto una kill con Ganondorf che non è impossibile da replicare, però, in Smash Bros. Però comunque sia, Top Acquosa. Questo è il tema musicale di Top Acquosa. Grazie. E praticamente dopo questo qua il livello è finito, se ricordo bene. Cioè sì, l'ho appena fatto, quindi... Ok. E anche Top Acquosa è finita al 100%, Kuj. Ok, ho preso tutti quanti i tesori. Certo, non ho fatto l'oro, ma non mi interessa. Nel prossimo video, Toppa Glaciale. Bene, Cuccio, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo, ovviamente, in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye.